Ultime due question time. Interroga la consigliera Puletti, prima firmataria, secondo firmatario il consigliere Mancini. Informazione e intendimento giunta regionale riguardo il futuro lavorativo degli operai forestali specializzati assunti presso l'Agenzia Forestale Regionale per lo svolgimento di attività stagionali. Prego, consigliere Puletti. Grazie Presidente. A fronte di articoli di giornale e di comunicazioni istituzionali pubblicate anche nelle scorse settimane, dove si annuncia un ulteriore bando di concorso per quanto riguarda le nuove assunzioni da parte di AFOR, che ricordo essere una partecipata della Regione, l'ultimo per la copertura di 18 posti categoria C a tempo pieno indeterminato, ho ritenuto opportuno chiedere a questo assessorato, assieme anche al collega Mancini, quale futuro lavorativo si prospetta non soltanto per i cosiddetti addetti agli uffici, ma anche e soprattutto per gli operai forestali specializzati assunti presso l'Agenzia Forestale della Regione, sia per quanto riguarda gli stagionali, sia per quanto riguarda quelli a comunque tempo determinato. È noto che il 2 agosto scorso, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, è stata infatti siglata l'ipotesi di un accordo con le organizzazioni sindacali di settore per il rinnovo del contratto integrativo regionale degli impiegati, ma anche ovviamente degli operai forestali, che era ormai scaduto da 3 anni. Nel quadro d'intesa rientra tra l'altro una formazione del personale più moderna, adatta a quanto richiesto oggi in ambito lavorativo, ma anche l'impegno alla stabilizzazione degli operai specializzati inquadrati da anni nella pianta organica dell'ente. Queste unità lavorative, benché aventi un inquadramento a tempo determinato, hanno ad oggi raggiunto un livello di professionalità elevato, tali da rendere fortemente il loro apporto all'interno delle squadre operanti nei comparti territoriali di AFOR, per la cura e la salvaguardia di aree dedicate dal punto di vista idraulico, agricolo e forestale. Tra l'altro non è nemmeno un caso il dossier di ISPRA del 2021 sul dissesto idrogeologico, che indica come l'Umbria vi siano quasi 200.000 persone, poco meno del 20%, che abitano in aree a rischio frane e smottamenti, con una percentuale molto al di sopra della media nazionale, che si attesta intorno al 9,6%. E anche in questo contesto non c'è nemmeno bisogno di ricordare le recenti alluvioni che hanno colpito l'Alta Valle del Tevere, i territori eugubino-gualdesi. A tal proposito, quindi, Assessore, intendo chiedere come la Giunta voglia procedere riguardo il futuro lavorativo degli operai forestali specializzati assunti presso l'Agenzia Forestale Regionale per lo svolgimento di attività stagionali, considerato l'importanza che gli stessi ricoprono nella macchina operativa della Regione Umbria. Grazie. Prego, Vicepresidente Morroni. Grazie, Presidente. Consigliera Puletti. Innanzitutto occorre precisare che, come stabilito dall'articolo 23 della legge 18 del 2011, l'amministratore unico dell'Agenzia Forestale Regionale, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo della stessa agenzia. Per quanto attiene alla possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di manodopera forestale, con la deliberazione della Giunta regionale la numero 1390 del 28 dicembre del 2022, l'Agenzia Forestale Regionale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 71,1 della legge regionale la numero 18 del 2011, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 3 del 2021, all'assunzione di 45 operai forestali nell'anno 2023 di 54 operai forestali nell'anno 2024. Tale quantificazione si basa su quanto contenuto nel piano triennale dei fabbisogni di operai forestali per il periodo 2022-2024 predisposto dall'amministratore unico, la cui finalità è garantire la necessaria continuità lavorativa ed efficienza operativa di AFOR nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'esecuzione di lavori ed opere in materia forestale, idrogeologica e più in generale ambientale. Ciò premesso, sulla base di quanto comunicato e approfondito dall'Agenzia, non è possibile procedere ad una automatica
stabilizzazione degli operai forestali a tempo determinato che hanno lavorato presso l'AFOR negli ultimi 2 anni. Parliamo di 68 unità. In quanto la normativa vigente non consente di procedere in tal senso, condizione che è stata peraltro confermata anche in un parere che l'AFOR ha chiesto ad un autorevole giurista di comprovata competenza in materia. Tuttavia, l'AFOR intende valorizzare l'esperienza professionale di tale personale, ponendo nel bando di concorso disposizioni volte a rendere possibile l'assegnazione di una premialità per l'esperienza maturata in AFOR. Tale previsione pone l'indispensabile equilibrio tra la natura del bando pubblico con l'esigenza di valorizzazione del personale avente esperienza in AFOR e, in coerenza con le norme vigenti, consente di espletare il concorso senza incorrere in ricorsi che ne potrebbero naturalmente inficiare lo svolgimento. Grazie. Replica consigliera Puletti, prego. Allora, grazie assessore, grazie per le informazioni e anche per l'aggiornamento. Ci tengo a ribadire il fatto che, come appunto lei ha illustrato, questa regione ha mantenuto fede ad un accordo che era, ad una bozza di accordo che era stato fatto nel 2021 proprio per quanto riguarda il futuro dei dipendenti di AFOR, sia per quanto riguarda il passaggio di livello degli impiegati, riconoscendone ovviamente laddove c'era la possibilità anche un livello avanzato, comunque sia sta lavorando sul futuro di quelli che sono gli indeterminati, i possibili indeterminati, e chiaramente stiamo, da quello che mi risulta, lavorando anche, come anche lei ha sottolineato, su un bando per quanto riguarda gli operai a tempo determinato. Quindi è importante sottolineare come da un potenziale accordo si sia poi passato ai fatti e di conseguenza non posso che essere soddisfatta della sua risposta. Ci tengo però a sottolineare una cosa, assessore. Lei mi ha fatto riferimento al discorso che chiaramente secondo normativa vigente AFOR ha, o meglio l'amministratore delegato di AFOR è praticamente colui che ovviamente detta una linea per quanto riguarda assunzioni, bandi e quant'altro. È anche vero però che AFOR è una partecipata della regione e di conseguenza l'auspicio è quello di trovare, ma come già mi ha sottolineato lei, una quadra tra quelle che sono le normative vigenti e la non dispersione delle professionalità che si sono accumulate negli anni per quanto riguarda gli operai, sia in termini di autonomia nella gestione dei mezzi, sia in termini di formazione, sia in termini di professionalità. Quindi spero che appunto possiamo continuare su questa strada che è sicuramente condivisa da tutti. Grazie. Grazie consigliere. Oggetto numero 8, connessione a banda larga ed ultralarga delle sedi degli istituti scolastici dell'Umbria. Obiettivo 2023, interroga il consigliere Fora. Prego consigliere Fora. Grazie, buongiorno. L'interrogazione ha come oggetto per l'appunto la connessione a banda larga e ultralarga delle scuole dell'Umbria. 2 minuti di storia. Nel 2020 il Comitato Nazionale Banda Ultralarga ha varato un piano nazionale di contributi perché tutte le scuole a livello nazionale fossero connesse con banda ultralarga. A seguito di questa prima decisione, dal 2020 in poi sono stati adottati una serie di atti che hanno stanziato risorse importanti, parliamo di 400 milioni di euro per finanziare il piano nazionale che avrebbe dovuto collegare in fibra ottica di almeno un giga tutte le scuole di ogni ordine grado del paese, nonché anche la fornitura di connettività per 5 anni. Ricordiamo che il collegamento in fibra delle scuole è un atto anche di democrazia, di parità di accesso da parte di tutti gli allievi e i ragazzi che frequentano le nostre scuole, in particolare in funzione del fatto che molti territori, purtroppo anche delle aree montane, hanno più difficoltà di accesso alla rete e questo ovviamente crea anche una serie di asimmetrie nell'accesso ai servizi e alle offerte educative.
La Regione dell'Umbria, a seguito di questa implementazione decisa nel 2020 e anche a seguito di un'interrogazione che fece all'epoca l'assessore Fioroni di utilizzare una struttura in house piuttosto che di delegare all'esterno la realizzazione, in funzione del fatto che una società direttamente controllata dalla Regione, cioè Punto Zero, così venne detto, possedeva una maggior conoscenza del territorio e avrebbe potuto godere di una rete già in parte implementata e di 600 km di fibra ottica che erano già presenti a livello regionale, e questo avrebbe favorito, diciamo, una maggior velocità di realizzazione dell'intero piano di infrastruttura della rete digitale. Ad oggi, o meglio, il piano che all'epoca la Regione presentò prevedeva un'implementazione che entro il 2023 avrebbe dovuto realizzare complessivamente tutta la copertura sul livello regionale, con queste tappe: 10% realizzato nel 20, il 50 nel 21, il 35 nel 22, fino a realizzare l'ultimo 5% di realizzazione complessiva nel 2023. A seguito di questa implementazione, di questo piano, ricordo anche un altro dato importante, cioè che il PNRR istruzione e formazione è già entrato in fase operativa e tutte le risorse che si stanno assegnando alle scuole, per esempio faccio riferimento ai 7 milioni di euro assegnati recentemente per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, finanziati dal Next Generation, piuttosto che tutte le risorse che stanno arrivando relativamente alla progettazione tecnologica e digitale, richiedono ovviamente un'infrastruttura digitale presente in tutte le scuole dell'Umbria. Ecco, il punto della situazione credo che sia importante. L'interrogazione ha come oggetto oggi la richiesta all'assessore per verificare qual è il livello di attuazione ad oggi del piano di implementazione, che avrebbe dovuto prevedere entro quest'anno la chiusura complessiva di tutta l'infrastruttura, se riusciremo a rispettare i tempi. Nel caso in cui non ci riusciremo, quali sono diciamo così, i problemi che si sono evidenziati, e nel caso in cui ci siano ritardi, come si intende agire, proprio perché ritengo, credo che complessivamente quest'Aula ritenga, che l'obiettivo dell'infrastrutturazione tecnologica e digitale di tutte le scuole della nostra regione sia fondamentale, soprattutto per garantire una simmetria, una parità d'accesso ai servizi e all'approccio educativo da parte di tutti i ragazzi che abitano la nostra regione, dal ragazzo che abita a Cascia a quello che abita nel centro di Perugia. E questo direi che è fondamentale per poter rilanciare un'azione educativa che sia simmetrica e che consenta parità d'accesso. Grazie. Grazie consigliere Favora, prego assessore Fioroni. Consigliere Favora, siamo sicuramente consapevoli, condivido la sua preoccupazione e la centralità, la criticità dell'importanza di un piano scuole. Se vogliamo, anche la pandemia ci ha dimostrato con le modalità di didattica sincrona di quanto sia importante il tema della connettività. Come lei ha evidenziato, a suo tempo la Regione Umbria fece la scelta, così come fecero altre regioni, l'Emilia Romagna, il Friuli, il Trentino Alto Adige, la Val d'Aosta, di affidare alla propria società in house l'obiettivo di realizzare il piano scuole. Diciamo che il cronoprogramma a cui lei fa riferimento non è stato, ahimè, del tutto rispettato, con ritardi che sono stati dovuti prevalentemente, sono gli stessi motivi per cui anche oggi c'è un ritardo a livello nazionale sul piano BUL, legati soprattutto nella fase di avvio a difficoltà di approvvigionamento. Un tema che è stato un tema centrale, che riguarda non solo i materiali ma riguarda anche il personale necessario per fare l'attività di cramaggio e per dare esecuzione al piano, e non a caso abbiamo ritenuto opportuno, proprio per compensare il ritardo accumulato, quindi quello che ci vede oggi con un ritardo rispetto a quello che era stato preventivato, ma con la volontà
di raggiungere, di mantenere, recuperando in corso d'opera il ritardo per garantire l'obiettivo di aver cablati tutti i plessi scolastici entro la fine del 2023, abbiamo bandito una gara europea che è stata aggiudicata a settembre dello scorso anno a Telecom Italia, e Telecom il 27 settembre del 2022 ha firmato il contratto per la connessione delle 414 scuole rimanenti. Il cronoprogramma prevede di completare i collegamenti per 248 scuole entro il giugno del 2023 e di collegare le restanti 166 entro la scadenza prevista per il dicembre del 2023, anche se da colloqui informali che abbiamo in corso con l'aggiudicatario della gara, Telecom si dichiara confidente di poter chiudere tutto il cablaggio delle scuole entro il settembre 23. Quindi un ritardo che si è accumulato rispetto a un cronoprogramma che ci eravamo dati, quindi negli step intermedi, ma che dovrebbe vederci con una certa confidenza raggiungere quell'obiettivo con un recupero in corso d'opera delle tutte le scuole cablate entro la fine dell'anno attuale. Devo dire che le altre regioni anche che hanno scelto a suo tempo di andare con la gara con le proprie in-house hanno in realtà accumulato ritardi, non per problemi dovuti al sistema dell'in-house, ma per una serie di aspetti legati alla contrattualistica sui temi delle materie prime e anche forse anche alla bassa attrattività del valore unitario a scuola, che ha reso difficile poter coinvolgere anche più operatori in supporto all'in-house. Siamo confidenti che con l'impegno preso da Telecom, comunque nei tempi previsti e probabilmente anche prima, citavamo la data del settembre 2020, settembre insomma, di questo anno, dovremmo riuscire a chiudere tutte le scuole e raggiungere l'obiettivo, ripeto, non con step intermedi, anche se io per mia caratteristica personale e professionale amo rispettare gli step intermedi perché sono sempre un buon viatico per raggiungere gli obiettivi finali, però siamo confidenti comunque di raggiungere l'obiettivo finale. Consigliere Fora per la replica. Grazie all'assessore Fioroni, ritengo responsabile e sicuramente anche un approccio alla programmazione serio aver individuato evidentemente problemi che non derivano esclusivamente da responsabilità della Regione dell'Umbria, ma dentro un contesto anche complessivo di mercato. Citava le difficoltà di approvvigionamento, le comprendo. Evidentemente lavorare con una società in house è più complicato che affidare al mercato già inizialmente tutta l'opera, e forse questo poteva essere una scelta da valutare inizialmente, però ritengo che centrare l'obiettivo settembre o dicembre 23, settembre e dicembre sono 4 mesi di scuola, ben venga settembre rispetto a dicembre, però il fatto comunque di riuscire a centrare l'obiettivo posto indipendentemente dal come ci si arriva, evidentemente anche avendo messo in campo con la gara europea un'azione correttiva importante che permette di centrare l'obiettivo finale, mi pare decisamente un buon impegno che dà atto di una responsabilità sulla quale so che l'assessore ha investito nel tempo. Connettere tutti gli istituti dell'Umbria entro la fine dell'anno è un risultato di cui questa istituzione credo dovrà e deve andare fiera, perché significa permettere a tutti i nostri ragazzi una parità d'accesso all'educazione, e credo che questo sia uno dei fondamenti anche della nostra, diciamo così, del nostro ruolo istituzionale. Grazie.